Ciao ragazzi, siamo Mauro e Antonio di 55, Winston 55. Oggi prepariamo insieme le spinacine con pollo e spinaci. Iniziamo subito occupandoci degli spinaci in una bella padella capiente. Verso un filo d'olio e faccio imbiondire uno spicchietto di aglio. A questo punto aggiungo gli spinaci che ovviamente ho lavato ed asciugati direttamente così in padella. Li aggiusto sia di sale che di pepe e li lascio cuocere per 2-3 minuti. Ragazzi, non hanno bisogno di una lunghissima cottura, giusto il tempo che si appassiscono. Ed ecco pronti i nostri spinaci. Spengo il fornello, li strizzo per bene e a questo punto li trito. Io preferisco farli sul tagliere con l'aiuto di una mezzaluna, ma voi se volete potete utilizzare un robot da cucina. Siamo pronti per fare l'impasto delle nostre spinacine. In una ciotola capiente verso tutto il tritato di pollo, aggiungo poi gli spinaci che ha lavorato precedentemente Mauro, metto un albume, poi il grano, ovviamente voi potete mettere il formaggio che più preferite, un pizzico di sale ed un pizzico di pepe. Comincio quindi ad impastare con le mani e fino ad ottenere un impasto che sia bello omogeneo. A questo punto, ragazzi, metterò un cucchiaio di pan grattato. Valutate voi se metterne un cucchiaio oppure due e continuate a lavorare il composto. L'impasto alla fine dovrà risultare morbido ma non troppo umido. Dividiamo adesso l'impasto in quattro parti e lavoriamo tra le mani ciascuna porzione. Lavoriamola fino a fargli assumere la forma di un hamburger. Non occorre, ragazzi, essere in questo momento troppo precisi, specie con lo spessore, perché nel momento della panatura daremo la forma definitiva. È arrivato il momento di panare le nostre spinacine, quindi in un vassoietto ho messo la farina, in un piatto invece sguscio le due uova e con l'aiuto della forchetta le sbatto insieme. Volendo potreste mettere anche un pizzichino di sale se volete. Dopodiché in un terzo piatto invece metto il pan grattato. Riprendo le mie spinacine, da prima le passo nella farina. Poi le passo nell'uovo, così in maniera generosa, e infine nel pan grattato. È questo il momento in cui darete la forma e lo spessore definitivo alla vostra spinacina. Ragazzi, un piccolo suggerimento: fate qualche spinacina in più e surgelatela. Vedrete che vi tornerà molto utile nei momenti di bisogno. Le spinacine possono essere cotte sia in forno che in padella. Per quanto riguarda il forno, a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Ma Antonio, noi oggi le friggeremo. Beh ragazzi, per la frittura c'è poco da dire. In una bella padella riscaldo dell'olio di semi. Appena è caldo ma non incandescente, metto le mie spinacine e le cuocio 2-3 minuti per lato fino a farle ben dorare. Ovviamente poi avrò cura di adagiarle su un vassoio con carta assorbente. Ed ecco pronte in tavola le nostre spinacine di pollo e spinaci. Un piatto facile e veloce per la cucina di ogni giorno. Una maniera allegra e diversa per far mangiare gli spinaci anche a quei bambini che fanno i capricci davanti alle verdure. Beh, io sicuramente non sono bambino, mi piacciono le verdure, quindi tutte le spinacine a me! No dai Mauro, almeno una lasciala pure a me! Ok ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Una spinacina, una bella insalata ed il vostro pranzo è servito. Mi raccomando, se queste spinacine vi sono piaciute, Antonio, cosa devono fare? Tantissimi pollici in su e condividete questa ricetta in tutti i vostri social network con i vostri amici. Antonio, che facciamo adesso? Beh, ci mangiamo le nostre spinacine! Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao!